favorire le espressioni artistiche del territorio, dal teatro alla musica alla danza, che non sono in grado di entrare nel calendario istituzionale dei professionisti. È Crema in Scena che offre il palcoscenico a chi non è professionista ma vuole comunque mettersi in gioco con impegno e creatività, una formula di cui la Fondazione è orgogliosa, motivo di vanto da essere imitata da altri teatri prestigiosi. Sì, sicuramente, è un impegno che non vogliamo abbandonare, anzi da la possibilità di averlo fatto già per diverse stagioni per noi è un impegno e anche una soddisfazione, ovviamente. Abbiamo un programma molto intenso sia di musica che di teatro e di danza. Le produzioni di Crema in Scena sono comunque di qualità ormai collaudata, dove ampio spazio viene dato alla musica. Un'operetta musicale tratto dalla favola di Oscar Wilde, giovedì 24 aprile. Consigliato caldamente lo spettacolo musicale di sabato 26 aprile con gli allievi del Conservatorio di Mantova, con cui l'Istituto Folcioni ha avviato una collaborazione. L'11 giugno andrà in scena il saggio di fine anno degli allievi dell'Istituto Folcioni. È un naturale processo che si sta portando a compimento di sinergia tra il teatro e la scuola di musica, che non devono ovviamente condividere semplicemente un edificio, quindi uno spazio fisico, ma soprattutto degli spazi culturali, e questo è quello che sta avvenendo grazie al presidente Marotta e a Chico Coffetti, che credono fortemente in questo. Per gli allievi del corso di teatro di Pietro Arrigoni, la trasposizione teatrale del libro di Dostoevskij, I fratelli Karamazov. Perché da un romanzo così complesso come I fratelli Karamazov, ridurlo a un'azione teatrale può sembrare un'operazione così magari anche, non so, pretestuosa da questo punto di vista. Non lo so, noi ci abbiamo provato. Quindi abbiamo attivato tutta l'attenzione sul processo, sulla parte finale, inserendo alcuni flashback proprio di sostegno alla narrazione per una comprensione. Ma anche, voglio dire, per lavorare proprio sull'aspetto dialogico, insomma, tra i vari attori. Questa è stata un po' l'idea.